Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati a più di 20.000. Detto questo, passiamo all'argomento di oggi. Oggi voglio spiegarvi come fare ad acquistare attrezzatura fotografica senza spendere soldi. Ovviamente so che può sembrare una cosa impossibile, ma ora vi spiego come fare senza rischiare di essere arrestati, ovviamente. Quindi non vi dico come andare a rubare, come fare una rapina o cose del genere, ragazzi. Vi do qualche consiglio che utilizzo io per essermi creato il mio kit, la mia attrezzatura. Vi spiego la mia filosofia di acquisto e di vita. Devo partire raccontandovi la storia delle mie attrezzature, come me le sono acquistate, eccetera. Innanzitutto il cavalletto, dove siete voi ora lì appoggiati. Questo cavalletto ce l'ho da una vita, è un cavalletto Manfrotto, e vi racconto com'è che me lo sono comprato. 6 o 7 anni fa, quando andavo ancora a scuola, ero in terza, volevo un cavalletto e mi serviva, e però avevo 0 euro, 0 soldi, e quindi scoprii che all'Euronics, in questo periodo qui natalizio, cercavano dei ragazzi per impacchettare i regali, no? La gente comprava le cose e uno poteva fargli il pacchetto di regalo di Natale. Alla fine di servizio che feci, andai lì per una settimana circa dopo scuola, andavo lì tutti i pomeriggi a impacchettare i regali. Li impacchettavo anche male, c'era gente che si incazzava anche. Ma cosa mi scassi la minchia? Scusa, sono un volontario. Se no te lo impacchetti da solo, se lo vuoi tutto bello, perfettino, bellino, no? La mia idea era quella di poi ottenere un buono sconto. Alla fine della settimana mi diedero un buono sconto, un buon acquisto per acquistare dei prodotti lì. E quindi mi comprai il cavalletto che tanto desideravo. Facendo questo lavoretto, diciamo, sono riuscito a prendermi il cavalletto. Dopodiché, il mio primo lavoro fotografico che ho trovato, mi dissero: senti, vuoi fare foto per noi? Va bene, però devi avere un flash esterno e un grandangolo. E io non ce l'avevo. La Nikon di 3000 o 1855. Mi disse: come faccio? Ebbi la fortuna di avere un amico che aveva un 10-20 Sigma, e quindi mi prestò quell'obiettivo all'inizio. E in più mi prestò un flash esterno, solo era un flash per le macchine analogiche, e quindi non funzionava una sega sulla mia macchina. Andava malissimo, cioè facevo gli scatti a caso perché non era sincronizzato. Tutte fasce bianche, oppure tutto buio. Un macello, ragazzi, le foto terribili fanno sta male. Non me le metto neanche in sovraimpressione perché sennò vi disiscrivete subito, ve lo dico io, ragazzi. Feci delle foto di merda, ma allo stesso mi diedero l'opportunità di fare questo lavoro perché apprezzarono i miei scatti extra che c'erano sul mio sito, no? Che ancora non avevo questo sito, avevo un altro sito. Quindi mi diedero fiducia e dopo qualche giorno di questo lavoro andai subito a comprarmi flash. E l'obiettivo, mi presi la lente addizionale, ve la da 15 euro di Amazon, questa qui. Questo cosa significa, ragazzi? Che ogni investimento che ho fatto l'ho sempre fatto quando sapevo che sarebbe stato ripagato. E quindi questa è una cosa molto importante, perché il trucco per acquistare attrezzatura è far sì che il debito che noi creiamo quando acquistiamo la roba, che ce lo paghino gli altri. E quindi aspettare sempre di sapere di avere quel lavoro che ci ripagherà più materiale. Questo è il sistema per non andare in bancarotta o per dire: no, voglio la trasura, non posso. In questo modo ho iniziato a farmi pezzo dopo pezzo. Che me lo disse anche un ragazzo, mi disse: guarda Walter, con calma, col tempo, lavorando, ti comprerai pezzo dopo pezzo, con calma. Infatti poi dopo il tempo mi si ruppe la macchina, presi la Nikon D7000, che mi si ruppe anche quella lì. C'avevo da fare un matrimonio e quindi dissi: come faccio? Perché quando facevo lavori così importanti, dove magari serve una macchina più prestante che scatti in condizioni di buio, non so, dove c'è poca luce, eccetera, mi serviva una macchina più potente, e quindi me la prestavano dei ragazzi di uno studio con cui collaboro. Me lo scassò la minchia di stare sempre a chiedere agli altri, e per l'appunto mi si era rotta la macchina. Quindi dissi: questa è l'occasione giusta per pigliare una nuova macchina. E quindi feci lo stesso ragionamento: la compro perché so che quei soldi che investo mi tornano subito. Quella macchina lì me l'hanno pagata quelli di quel lavoro, di quella cerimonia lì che feci. Quindi il trucco è aspettare sempre il momento giusto, che sai che quel debito che crei te lo paga un altro. Quello è il trucco, secondo me. Perché sennò sei rovinai, ragazzi. Sennò è chiaro, uno dice: no, ma non mi posso comprare nulla. Questa qui, ragazzi, è la mia tattica per acquistare attrezzatura senza spendere, o comunque spendere, ma stare tranquillo che quei soldi li hai subito, e quindi no, non ti rovini la vita. Quindi insomma, non ci sono trucchi strani di codici o siti cinesi o siti, non so, russi, qualsiasi cosa. No, ragazzi, niente di tutto ciò. Questo è il consiglio che mi sento di dare a tutti coloro che desiderano attrezzatura fotografica che non hanno. In sintesi, ragazzi, è alzare il culo. Questa è l'unica cosa che risolve tutte le cose. Alzando il culo uno riesce a ottenere cose. Magari per qualcuno può sembrare scontato questo consiglio, ma per altri no. È una riflessione che conviene fare: dire aspetto a comprare quell'attrezzatura finché non ho la garanzia che poi quell'attrezzatura verrà ripagata da qualcun altro. Questo è sempre il mio modo di investire. Anche questo studio, che per qualcuno beh, non è studio, per me lo studio è un luogo creativo, quello è l'importante, un luogo dove si crea. Poi non c'è bisogno che sia tutto blindato
bling bling o super chic, non me ne frega una sega di questo. Anche questo qui è un investimento che ci ho speso per sistemarlo, pago l'affitto, però ho iniziato a farlo nel momento in cui sapevo che quella cifra potevo permettermela, altrimenti rischi di andare in bancarotta. Quindi fare sempre gli investimenti con testa, sapendo di avere il culo parato. Sapete, io sono uno che mi piace rischiare, avventurarmi nelle cose eccetera, però bisogna sempre fare cose con testa e non di pancia. Ecco, uno dice l'emozione, oddio bella quella macchina, oddio c'è lo sconto, lo compro. No, fai sempre le scelte, ragazzi, facendo questi calcoli. Bisogna essere anche dei calcolatori, secondo me, per fare fotografia. Ci sono tante cose che girano attorno, come vi dico sempre. Quindi anche il discorso attrezzature non è semplice come sembra. Voglio questa macchina, me la compro. Per qualcuno sì, chi ha magari la fortuna di avere i genitori che non badano a spese e ti comprano tutte le attrezzature. Voi ragazzi avete qualche altro consiglio da dare? Scrivetelo nei commenti se avete qualche consiglio da dare su come acquistare attrezzature spendendo poco, comunque coprendosi la spesa, ecco, utilizzando una strategia. Avete una strategia voi per acquistare attrezzatura? Questa è la mia, voi fammela sapere. Quindi fa veramente sta bene questa atmosfera natalizia, anche perché nel mio studio è sempre Natale. Io vi saluto ragazzi e ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.